Ok, allora oggi come abbiamo scritto su Slack, vi avevo avvisato la scorsa settimana, c'era da leggere qualcosina in anticipazione della lezione, qualcosa che come avete visto è abbastanza semplice, no? Quindi si parlava di cose che fondamentalmente con le quali avete a che fare tutti i giorni, descritte in maniera un pochino più approfondita, e qualcosa tra l'altro dovreste già sapere, per esempio sul protocollo HTTP e così via. Quindi oggi riprendiamo questi argomenti e ci addentriamo in qualcosa di un po' più specifico, quindi andiamo a vedere fondamentalmente con degli esempi, soprattutto nella seconda parte della mattinata, come creare in pratica queste pagine HTML, che sono poi lo scheletro, la struttura sulla quale andremo a innestare i comportamenti dinamici della nostra applicazione, cioè poi dalla prossima settimana cominciamo a scrivere del codice che va a modificare che cosa c'è in questa struttura HTML col suo stile, quindi con come appare, e andiamo a cominciare a creare pezzettine della nostra applicazione. Però dobbiamo appunto riuscire a mettere su lo scheletro. L'obiettivo di oggi è mettere su questo scheletro. Quindi, avete visto queste cose da leggere che io ho aperto qui prima della lezione, quindi come funziona il web, client server, c'è un server che ci dà delle risposte sotto forma di risorse, pagina HTML fondamentalmente. L'HTML è un qualche cosa, ecco, che descrive la struttura di una pagina, no? Quindi vabbè, c'è tutto da, diciamo, c'erano i vari elementi, no? Quindi sostanzialmente con questo markup, quindi minore e maggiore, ci dà gli elementi per descrivere il contenuto di una pagina, e poi abbiamo l'elemento che ci dà l'impaginazione e lo stile, che è il CSS, di cui parliamo in maniera un po' più approfondita oggi, perché vale la pena, diciamo, capire come funziona, perché poi quello che, diciamo, rende, come dire, graficamente migliore la nostra applicazione, anche dal punto di vista dell'interfaccia utente, che è un altro aspetto che ci interessa parecchio, perché facciamo dell'applicazione alla fine. E quindi avete visto qualche piccolo esempio, anche se non lo conoscevate già. Queste sono sempre semplici regole CSS, un attributo, un valore, così via. E poi avete visto come funziona a grandi linee un'applicazione web. Oggi riprendiamo anche questo. E quindi il fatto che, ok, c'era il client, c'è il server. All'inizio era tutto statico, nel senso che il server è nato per servire contenuti statici, quindi abbiamo, mi sembra, uno schema a un certo punto, ecco, siti statici, è nato per mettere a disposizione come se fossero pagine di libri, no? Semplicemente c'era questa possibilità di avere i link, quindi uno clicca e porta un'altra pagina e così via, no? Però si è evoluto in qualcosa di molto più dinamico, no? Cioè, fondamentalmente, in qualcosa che ci consente di creare un'applicazione, no? Perché il server, se decide di rispondere diversamente a ogni client, crea un sistema più dinamico, no? E quindi questa è l'idea che sta alla base delle applicazioni web. Oggi la decliniamo diversamente perché noi vedremo, diciamo, un lavoro che viene principalmente svolto, scusate, qui sul lato destro, sul client, però diciamo all'origine l'idea era quella di rendere tutto dinamico sul server. In parte ci sarà qualcosa sul server, oggi parliamo appunto delle differenze. Ecco, l'ultima risorsa era l'HTTP. HTTP dovreste averlo visto quantomeno nel corso di reti. Dovunque l'abbiate fatto, insomma, penso che due parole sull'HTTP ve l'abbiano detto. Sugli URL, no? Quindi il dominio porta il resto dell'URL. Che è un percorso, una risorsa con eventualmente valori dinamici, eccetera. E il server web si incarica di comprendere questo protocollo e di andare a recuperare la risorsa oppure di attivare un'applicazione che a fronte di un certo URL deve darci una risposta da inviare indietro al client, no? Ci sono un certo numero di metodi standardizzati in HTTP che servono a recuperare la risorsa, inviare informazioni e così via. Ok, quindi brevissimo riassunto, iniziamo con la lezione di oggi.
Vediamo solo che stia. Sì, si sta muovendo la barretta. L'altra volta ho controllato e non ho visto che la barretta non si muoveva. Non è servito niente a controllare. Vabbè. Ok, quindi sostanzialmente, appunto, facciamo una rapida. Come dire, passiamo a queste slide abbastanza rapidamente, tranne i punti che sono di nostro maggiore interesse, ve lo anticipo già, appunto il CSS. E quindi, perché sostanzialmente questo riassume quelle letture che dovreste aver già fatto, ma se abbiamo bisogno di puntualizzare qualcosa, appunto ci fermiamo. Quindi questa è la base di una applicazione web, no? Quindi abbiamo l'utente che interagisce con un browser, no? Dove funziona tutta la nostra applicazione web, perlomeno come la scriveremo noi, dal punto di vista dell'interfaccia utente, e abbiamo a disposizione appunto un linguaggio per programmare, l'abbiamo già detto da inizio corso, JavaScript, che funziona all'interno del browser, e in più stamattina parliamo di HTML e CSS, che sono la premessa a creare la pagina, cioè lo schema dell'applicazione con la quale interagiamo. E poi c'è tutta una parte sul lato del server che andremo a esplorare poi nelle prossime settimane, brevemente perché non è quella che ci interessa di più, dove a fronte di richieste di tipo HTTP ci vengono servite delle risposte che contengono delle informazioni. All'inizio ci verrà fornito il contenuto HTML per la prima pagina dell'applicazione, poi per come scriveremo noi l'applicazione ci verranno forniti sostanzialmente solo più dati da inserire dentro la pagina HTML. Ok, quindi qui tutto il discorso, diciamo che riassume appunto quello che dicevamo a partire dal browser. Il browser, diciamo, noi ci concentriamo in particolare sull'HTML versione 5, che oramai è già da un bel po' di anni che è disponibile praticamente di tutti i più importanti browser, che è un po' diverso dall'HTML vecchio di alcuni anni fa. Perché? Perché ci dà alcune funzionalità che prima non c'erano in maniera molto più semplice, alcuni controlli, controlli intendo elementi dell'interfaccia utente facilmente utilizzabili e così via, e anche la possibilità di gestire tramite programma, vedremo bene il DOM e gli eventi successivamente nelle prossime lezioni, che cosa c'è dentro la pagina HTML e cambiarne anche il contenuto. Ok, quindi il browser è fatto da queste tecnologie, l'abbiamo vista l'introduzione, e fondamentalmente c'è l'utente che interagisce col browser, no? Che cosa fa? Guarda, interagisce, quindi clicca sugli elementi dinamici, scrive in un form, no? Login, username, password, prendete la tastiera, scrivete lo username, la password, schiacciate invio, cliccate su un bottone e così via, oppure cliccate su dei link e navigate verso altre pagine. Ok, quindi fondamentalmente l'utente, come dicevamo fin dalla prima lezione, genera eventi, no? Con quello che fa, schiaccia un tasto sulla tastiera che fa comparire un carattere in un form, piuttosto che clicca, muove il mouse e così via. E noi cattureremo questi eventi e agganceremo del codice a questi eventi. Questa è l'architettura del browser, onestamente, diciamo, chi è curioso se la guarda, ma a noi interessa fino a un certo punto, nel senso interessa sapere che c'è l'interprete JavaScript, abbiamo la possibilità poi di utilizzare la rete sotto forma di richiesta HTTP, e questo, diciamo, consentitemi di dire, fa la magia, nel senso che aggiorna, ci mostra il contenuto traducendolo dall'HTML e CSS in un'interfaccia grafica e ci aggancia gli eventi appunto che l'utente genera cliccando e interagendo con la pagina e ci consente di, diciamo, arrivare al nostro pezzetto di codice che eventualmente fa le azioni richieste, aggiorna la pagina piuttosto che va a chiedere altri dati via tramite la rete e così via. Ok, come facciamo a vedere che cosa capita dentro il browser? Ci sono questi development tools che sono a disposizione di tutti i principali browser. Browser normali, non stiamo parlando di una versione speciale, adesso li andiamo ad aprire. Quindi io apro, qui ho Firefox, mi viene comodo Firefox, è un po' più leggero di Chrome, visto che sotto il computer registra, sta facendo tante cose, quindi diciamo usiamo questo, ma va bene anche qualsiasi altro, per esempio Chrome. Dunque adesso sono More Tools,
Web Developer Tools, in ogni browser c'è un menu apposta, e si apre una finestra di fianco, sotto, insomma, a seconda dei casi, dove io posso andare a vedere che cosa sta succedendo all'interno del browser. Ho di solito l'inspector che mi fa vedere il codice HTML. Volevo ingrandire quello sotto, ma vabbè. Quindi questo è tutto codice HTML, vedete quei tag. Diciamo tipici dell'HTML, se tocco un pezzettino da una parte o dall'altra, anche di sopra, se tocco sopra mi viene evidenziato il codice corrispondente di sotto, se tocco sotto mi viene evidenziato il codice corrispondente di sopra e così via. Quindi è molto comodo per capire che cosa sta succedendo, soprattutto in pagine complicate, dove non è sempre immediato, diciamo, orientarsi. E poi c'è anche la parte di CSS di cui parliamo, tra poco. Posso ispezionare cosa succede in rete, quindi adesso vabbè, facciamo pulizia, proviamo a ricaricare la pagina, quindi do invio semplicemente sull'URL. Ok. E quindi questa è la richiesta che è stata fatta, la richiesta HTTP che ha certi header, avrà una... Sì, questi sono gli header. Adesso però devo prenderne una. Ok. La risposta con i suoi header, il body, quindi questo è il body. Della richiesta che nella get non c'è, della risposta ci sarà il contenuto che posso vedere anche sotto forma, diciamo, originale oppure parsificata, perché questi strumenti sono comunque abbastanza evoluti. E insomma, posso rendermi conto di tutto quello che succede all'interno del browser. Certi non li useremo, alcuni invece li abbiamo già visti, come per esempio la console, che è fondamentalmente la console JavaScript, no? Console log. Ciao, che interagisce col browser oppure era alert. Ciao, mi fa apparire la finestrella. Quindi sto interagendo con l'ambiente di esecuzione JavaScript del browser. Questi strumenti ci sono su tutti i browser. Se voi prendete qualsiasi browser, lo installate, non ho fatto niente di speciale, non ho abilitato niente, sono solo andato nel menu. Chiaramente questi strumenti li usate voi, non li usa chi usa solamente un sito per navigarci. Non sa neanche che esistono, giustamente. Ok, dunque, abbiamo il documento HTML, il browser la prima cosa che fa lo traduce in un modello, il cosiddetto DOM, modello DOM. Ne riparliamo poi di queste cose, stiamo facendo solo un overview per darci il contesto. Perché parliamo del DOM? Perché fondamentalmente i programmi JavaScript interagiranno con questo modello. Non interagiscono con delle stringhe, sarebbe estremamente scomodo. Non vanno a interagire con la stringa minore, HTML maggiore, eccetera. No? Hanno un modello, il browser quando carica l'HTML costruisce questo modello nella memoria, noi lo trattiamo sotto forma di albero dove abbiamo dei nodi con degli attributi e così via. Ognuno di questi elementi ha un suo significato. E ci consentirà di far apparire e scomparire delle cose, degli elementi sulla pagina. In questo modello è ricompreso il contenuto, quindi gli elementi che devono comparire sulla pagina, ma non come questi devono apparire o dove questi devono apparire. Nelle vecchie versioni di HTML c'era anche questo aspetto, ma come detto, noi non le guardiamo, diciamo, è roba veramente vecchia oramai. E quindi noi faremo tutta questa operazione di diciamo, creazione dello stile di presentazione e di posizionamento degli elementi tramite questo sistema più moderno che sono i cosiddetti CSS, Cascading Style Sheet, dopo capiremo anche perché si chiamano così. Ci consentono questi CSS di definire sia il layout che l'aspetto, colore, forma, bordi e tutte queste cose, diciamo, che ci servono a posizionare e far apparire gli elementi sulla pagina come desideriamo. Abbiamo intravisto prima il CSS, che non è nient'altro che un insieme di regole che si applicano a certi elementi HTML identificati dai selettori. Questo è uno particolarmente semplice, no? Il titolo di livello 1, header 1. Con delle regole che sono molto intuitive, per esempio questa dice fai il font di colore blu e di dimensione 12 punti. Ovviamente tutti questi nomi, le proprietà, eccetera, sono standardizzati. È come l'HTML è standardizzato, anche il CSS è standardizzato. E poi possiamo caricare il codice JavaScript, quindi c'è un tag apposta, script, che riprenderemo di nuovo nelle lezioni successive, capiremo bene come usarlo, eccetera, col quale carichiamo codice JavaScript.
nostro o di qualcun altro. Qualcun altro saranno librerie, possono tornarci utili, come faremo stamattina, per esempio, la libreria messa a disposizione con Bootstrap, oppure codice che scriveremo noi. Ok, quindi in questo codice JavaScript avremo a disposizione delle API per interagire col sistema. Come in Node abbiamo a disposizione delle API per interagire col suo sistema, per esempio creare un timeout come abbiamo fatto, no? Oppure, dunque, cosa che avevamo fatto? Avevamo a disposizione le promise e così via, no? Sapere che ora è, date, o il day.js che sotto usa date e così via. Anche qui abbiamo a disposizione le API, però quelle del browser, che saranno fondamentalmente un sovrinsieme di quelle che abbiamo visto finora. Possiamo interagire col DOM, cioè gestire la pagina. Ovviamente in Node non c'è questo aspetto perché la pagina non c'è. E possiamo gestire gli eventi appunto dell'utente. Quindi il fatto che ha cliccato, ha fatto qualcosa e così via. In mezzo tra il client e il server c'è il protocollo HTTP, abbiamo detto dei metodi HTTP, quello che non abbiamo detto è che ci scambiamo dati, noi lo faremo principalmente in questo formato JSON che di nuovo riprenderemo più avanti, che ci pare la scelta più ragionevole e anche molto utilizzata per scambiare questi dati. Perché lo facciamo con questo formato? Ma è semplicemente perché è molto facile importarlo sotto forma di struttura dati anche complessa all'interno del codice, quando lo riceviamo dal client, e anche crearlo dal server, visto che no, usiamo Node e quindi usiamo lo stesso sistema. E quindi abbiamo scelto di usare questo formato che di nuovo è molto utilizzato, per cui non è che stiamo facendo chissà quale scelta strana solo per questo corso. Il protocollo HTTP lo conoscete, c'è cioè un metodo. Vabbè, poi il resto dipende dalla versione. Una serie di header che noi quasi mai vedremo, nel senso che solo in caso di problemi andiamo a cercarceli, se no sono gestiti interamente dal browser e dal server web, quindi non ci interessano. Quindi la richiesta e la risposta, che ha anch'essa degli header, e poi ha una parte di contenuto, no? Dove possa esserci un HTML, come ci sarà di solito alla prima richiesta, no? Chiedo la prima pagina, per forza devo avere un HTML, e poi però possono esserci risorse di vario tipo, JavaScript, CSS, piuttosto che contenuti binari, immagini, video, eccetera. Poi HTML può trasportare di tutto. Quindi, come dicevo, può trasportare appunto HTML, CSS, JavaScript, ma queste sono fondamentalmente testo, no? Oppure contenuti binari. Quindi questa è la stessa struttura che avete visto in quelle letture, questa nel caso di una transazione web, la chiamiamo transazione nel senso che è una richiesta risposta, quindi un'azione verso un server che ci dà una risposta, solo per questo la chiamiamo transazione, ma va a richiedere dei dati. Potenzialmente fornendo dei dati che sono dei parametri della richiesta, che per esempio dimmi tutte le email che ho che sono degli ultimi 2 giorni, e devo dire chi sono, e devo dire quante email voglio, cioè dare un parametro tipo ultimi 2 giorni, e questo verrà elaborato, c'è una certa logica, c'è un programma che gira lato server che dovremo scrivere, ed è per questo che una lezione la dedicheremo alla parte server. Produrrà una risposta che verrà inviata indietro al client. Questa risposta può essere sia codice HTML, come si faceva nelle applicazioni web più vecchie, sia dati in formato appunto, come dicevamo, noi useremo JSON, quindi solo i dati, senza codice HTML, senza formattazione, senza nulla, perché se ne preoccuperà la parte client di sistemarli all'interno dell'interfaccia. Ok, va bene, questi sono i metodi, noi useremo fondamentalmente i primi, beh, 5. I primi 5, qualcuno usa patch, ma diciamo non è fondamentale. Add, diciamo, ci serve fino a un certo punto, quindi diciamo i primi 5 tranne add, quindi 4. Ma riprenderemo questo aspetto quando è necessario. Il server web ci serve il contenuto. Quindi ci servirà contenuti statici, per esempio la pagina iniziale HTML piuttosto che il codice JavaScript e così via, non cambiano nell'applicazione web, cioè quindi ha
sono immagazzinati in un file, all'inizio vengono serviti e basta, e poi vengono eseguiti sul client, ma non è che c'è, a seconda di cosa faccio, mi do un nuovo pezzo di codice JavaScript, eccetera. Cioè, in teoria si potrebbe, ma chiaramente complicherebbe tutto e generalmente non si fa. Quello che ci fornisce anche, che approfondiremo, sono delle API per andare a interrogare, diciamo, lo strato di cui parliamo nella prossima slide, che contiene l'informazione, no? Manteniamo l'informazione in uno storage permanente, che è il database. Nel nostro corso useremo questo SQLite per semplicità, ma c'è un database che contiene l'informazione. Questa informazione deve arrivarci sul client in qualche maniera. Bene, ci arriva tramite server web, un server web, parleremo anche di questo, quanti, dove, eccetera, che risponde a delle specifiche URL, quindi delle risorse identificate da un certo nome, richieste con un certo metodo HTTP, GET, POST e così via. Quindi, diciamo, può andare a fare tutte queste operazioni. A livello del modello c'è una richiesta HTTP per ogni, cioè una transazione HTTP per ogni richiesta. Potremmo dire addirittura una connessione, TCP sulla quale passa HTTP con la richiesta e ci dà la risposta. Quindi a livello concettuale sono tutte indipendenti, poi a livello in pratico, diciamo, le nuove versioni HTTP consentono di metterle, ma diciamo in coda uno dietro l'altro sulla stessa connessione e così via, ma questi sono dettagli tecnici che per noi saranno completamente trasparenti. Se siete curiosi, approfondite su quel link dell'HTTP, se non sapete già, ma diciamo per noi ogni richiesta è indipendente dalle altre su HTTP, quindi dobbiamo usare questo modello concettuale. Questa direi che più che altro una curiosità, esistono tanti tipi di tanti software che svolgono funzioni di server web, più o meno utilizzati, questi sono tutti i siti, questi sono quelli attivi, vabbè, ovviamente questi valori cambiano ogni anno, bisognerebbe stare lì a cercare l'ultima statistica, ma non ci interessa fino a un certo punto. Diciamo che ce ne sono 5-6 più diffusi. E gli altri, diciamo, sono minoritari, ma così è una curiosità, nel senso che a noi poi alla fine cambia ben poco, nel senso che tutti parlano HTTP è standardizzato. Chiaramente se volete installare un server piuttosto che un altro, eccetera, dovrete adattarvi alla modalità di funzionamento di quel server, dove mette la configurazione, dove mette le cose, eccetera. Noi in realtà non usiamo nessuno di questi, perché usiamo uno strumento differente, cioè usiamo una libreria per Node che però fa l'equivalente di quello che farebbero questi server web. Di nuovo, è come il fatto che usiamo l'SQLite per semplicità, perché se no spenderemmo 10 ore a imparare come funziona un server web. E avete imparato quello, poi domani la curva va giù, non lo usano più, no? Come sta succedendo a Apache, che fondamentalmente era su più di mezza internet, no? Oltre il 50%, e piano piano sta venendo sostituito da altri per vari motivi che, vabbè, chi è curioso nell'intervallo magari racconto qualcosa, però quindi imparare il singolo software ha sempre un'utilità limitata e non. Cerchiamo di imparare il concetto che poi adegueremo al bisogno ai vari software. Come detto, noi appunto usiamo Node che dà un suo modulo interno HTTP che non usiamo perché non funziona, diciamo, in maniera abbastanza flessibile per il nostro corso, invece usiamo una libreria che si chiama Express, che è molto comoda, è facile da usare e così via. Però di nuovo ci torneremo. Ultimo pezzettino. E i layer cosiddetti di persistenza, cioè dove immagazziniamo i dati in forma permanente, cioè il database. E abbiamo detto che usiamo l'SQLite, comunque diciamo un database interrogabile tramite linguaggio SQL perché è abbastanza lo standard oggigiorno, anche se esistono altri, come dire, approcci, per esempio l'approccio NoSQL, NoSQL in inglese, che cominciano a prendere piede, però diciamo che noi, anche per il background che dovreste avere, rimaniamo sul modello di database relazionale, quindi fatta tabella interrogabile in linguaggio SQL, che tutto sommato per i nostri scopi è più che sufficiente e diciamo, è anche abbastanza intuitivo da usare.
Queste slide riassumono il discorso che vi facevo prima, cioè siamo partiti diciamo da una situazione in cui il web era statico, c'erano delle pagine linkate tramite dei link, tutto fisso, quindi come delle pagine di libri, semplicemente col clic ci spostavamo facilmente da una pagina all'altra, anche di libri diversi, quindi di siti diversi. Siamo andati verso una situazione più dinamica dove le pagine venivano create al volo per le nostre necessità, quindi verso l'applicazione web, dove però era il server che creava l'intera pagina apposta, fatta per noi, quindi ricreava l'HTML, eventualmente il CSS, tutto quello che c'era necessario per dare il contenuto a noi utilizzatori che volevamo appunto utilizzare l'applicazione web, quindi fondamentalmente avevamo un'applicazione web cosiddetta multipagina, perché a seconda dell'URL veniva creato un contenuto diverso, personalizzato, e per navigare navigavamo all'interno dello stesso sito, ma su URL differenti. Qui vediamo tutto il sistema all'opera, ma dove rispetto a prima sostanzialmente c'è solo il database server, cioè la logica va a interrogare il database per recuperare i dati, ma la formattazione la fa questa logica. Quindi noi arriviamo sempre con dell'HTML indietro verso il client. Raramente c'era il transito dei dati. E invece andremo verso una situazione in cui avremo solo più il transito dei dati, e quindi non ci sarà più l'HTML sul server. Quindi arriviamo a quello che facciamo in questo corso, che è creare le cosiddette single page application, cioè non ci sono più tanti URL sul server, configurati sul server, che corrispondono ognuno ad una vista della nostra applicazione, quindi un contenuto diverso della nostra applicazione, della nostra interfaccia, ma l'URL è sempre lo stesso ed è tutto avviene lato client. Magari vediamo anche l'URL cambiare sulla barra del browser, perché poi diciamo, avremo dei trucchi per, come dire, avere lo stesso comportamento, un comportamento simile a quello del passato, perché è utile per tanti motivi. Però fondamentalmente avviene tutto sul client, quindi nel momento in cui noi andiamo a richiedere l'informazione al server, il server ci fornisce sempre la stessa identica pagina per ogni URL, quindi non ha senso farlo, lo faremo solo all'inizio per avere l'inizio, la prima pagina, e poi tutto avviene con JavaScript lato client, contenuto, aspetto, eccetera. E poi avremo un server apposta con l'API che ci darà le informazioni, i dati da mettere dentro queste pagine, che ci dà i dati grezzi, quelli che dicevamo prima in formato JSON, cioè fondamentalmente le strutture dati che contengono i dati veri e propri. Se ne occupa il client di fare l'operazione, diciamo così, di impaginazione, di inserimento nella nostra interfaccia dell'applicazione. Quindi passiamo dall'applicazione, diciamo, tradizionale alla single page application, dove fondamentalmente la logica sul server web che crea la pagina non c'è più. Esisterà della logica per servire i dati, perché se noi chiediamo, che so, appunto, le email degli ultimi 2 giorni, bisognerà che qualcuno scriva la query, se sta nel database, o che so, facciamo un altro esempio, non so, andiamo a prendere i prodotti che abbiamo nel carrello, no? Il classico sito di commercio elettronico, qualcuno scrive la query a dire prendi i prodotti dove l'utente è Enrico e la tabella è carrello. Quindi qualcuno dovrà scrivere del codice, ma sarà solo del codice per tirare fuori i dati, non per creare la pagina dove si vede il carrello. Questa verrà creata sul client, ok? Esistono tante applicazioni già fatte con questa logica. Per esempio, i Google Docs sono proprio la classica applicazione di questo tipo. Dico Google, ma potremmo prendere Microsoft o qualsiasi altra cosa, no? Tutto avviene sul client. Cosa andiamo a chiedere? Solamente che testo dobbiamo scriverlo, in che formato, e così via, i commenti che avete messo e tutto quanto. Scrivete una nuova parola, questa viene inviata sul server, viene salvata automaticamente e così via, no? E questa è un'applicazione web. Non è che ogni volta che fate una cosa si ricarica tutto. La classica applicazione, approccio tradizionale, ricaricava tutto. Qui non si ricaricherà mai niente. Anzi, è proprio sbagliato concettualmente in una single page application andare a ricaricare la pagina del browser, che è una cosa che non vorremmo.
Va bene, allora, detta così sembra che sia tutto perfetto, l'ideale, è vero, diciamo è l'approccio più moderno, ha tanti vantaggi, perché per esempio è più rapida l'interazione, se tutto avviene sul client non ho bisogno di aspettare di ricaricare una pagina intera, no, per una nuova interazione. Però ci sono anche alcuni svantaggi, per esempio la cosiddetta search engine optimization diventa difficile, cioè Google, altri motori di ricerca che indicizzano le pagine della nostra applicazione, non vedono le pagine perché le pagine sono create dinamicamente sul client. Se non eseguono il codice JavaScript, queste pagine non esistono, esiste solo la prima pagina, no? E quindi questo è un po' un problema, eh? Bisogna lavorare in questo senso, cosa che noi non vedremo nel corso, eh? Però tenete presente appunto che ci sono certi aspetti da considerare. Oppure la cosiddetta history del browser, il bottone indietro per tornare alla pagina precedente non funziona più, cioè se c'è un'unica pagina dove vado indietro? Indietro è il sito di prima, no? Quindi avremo, questo lo vediamo, avremo qualche trucchetto per farlo funzionare perché queste cose sono un po' comode, eh? Non proprio per usare il bottone indietro, ma più che altro per assegnare degli URL alle varie pagine, che è una cosa comoda da molti punti di vista. E poi ci sono le questioni di sicurezza che accenneremo. Chiaramente nel momento in cui tutta la logica sta sul client, non vuol dire che non dobbiamo più preoccuparci della sicurezza o il controllo che dobbiamo fare sul client, perché ci saranno tutta una serie di accorgimenti che dovremmo usare sul server per fare attenzione a questi aspetti. Vabbè, rendering lato client può anche essere lento, quindi dipende dai dispositivi, va bene, mentre se invece server può essere più potente, questo è anche possibile. Prima ho detto per scontato che fosse veloce. Nel momento in cui fate po poche modifiche, tendenzialmente veloce, ma nel momento in cui magari dovete ridisegnare tutta l'interfaccia, chiaramente può essere pesante. Quindi esistono anche altri approcci. Per esempio, esiste un approccio misto in cui parte è renderizzato sul server e parte è fatto sul client, che va sotto il nome di applicazioni isomorfiche, ma non lo vedremo. Di nuovo, mi spiace, scusate. Facciamo un discorso dicendo che metà delle cose non le vediamo, però a noi interessa porre le basi di tutto il discorso, arrivare a capire come funziona una single page application. Poi queste sono, come dire, estensioni relativamente semplici che quando avrete necessità, o magari anche nei corsi successivi, che sono in Web Application 2, per esempio, andrete a vedere in più dettaglio. Oppure le progressive web application che dovrebbero comportarsi fondamentalmente come applicazioni native, pur essendo di fatto scritte come applicazioni web. Quindi aprite un qualcosa che vi dà un'interfaccia nativa, cioè non aprite il browser, di fatto aprite fondamentalmente un browser embedded in cui non vedete i bottoni del browser, ma sostanzialmente un pezzo di browser che è in grado di far girare JavaScript, e quell'applicazione vi sembra nativa, ma in realtà dentro funziona esattamente come un'applicazione web. Ok, ultima considerazione. In tutto questo discorso sembra che, diciamo, per ogni tipo di applicazione dobbiamo rifare sia il client sia il server. Questo non è vero, nel senso che con un approccio moderno a questo tipo di applicazioni, che tra l'altro include anche le applicazioni di tipo mobile, quindi proprio le app native dei vari dispositivi cellulari o meglio di varie piattaforme, Android, iOS, piuttosto che, queste forse sono un po' più morte che vive, quindi il Windows Phone, il BlackBerry, cos'è questo simbolino. Diciamo, noi andiamo a creare uno strato lato server che, siccome serve solo dati, quindi lo farà in qualsiasi formato che vogliamo, può anche essere XML al posto di JSON, eccetera. Siccome serve solo dati, è adatto a qualsiasi tipo di applicazione client. Ovviamente con la logica che è l'applicazione client che deve occuparsi di presentare l'informazione, quindi di fare il layout e l'aspetto. Ma questo lo possono fare tutti i tipi di applicazioni single page, no? Se ci pensate, anche le applicazioni native di dispositivi mobili fondamentalmente funzionano così. Non è che gli mandate del codice HTML, dovete mandargli dei dati. E le API che avete sul server possono tranquillamente funzionare anche con questo tipo di applicazioni. Per cui stiamo imparando, è vero, un pezzettino di server, a scrivere un pezzettino di server, ma che tra l'altro è molto molto flessibile. Ok, questa è una curiosità, vabbè, giusto per dire, ecco, i vari siti maggiori, no?
quindi Google, Facebook, YouTube, eccetera, roba che ha miliardi di visite al mese, eh? Anzi, non visite, visitatori unici, quindi utenti. E queste sono le tecnologie che usano lato server. Ecco, c'è anche Node. Node va bene, è un tool didattico, ma opportunamente ben configurato, opportunamente sistemato, diciamo, si può usare anche per dei server abbastanza, come dire, critici, no? Dal punto di vista delle prestazioni e così via. Chiaramente questa azienda, avendo a disposizione tantissimi programmatori, molto esperti e così via, cercano di scegliere sempre la miglior tecnologia per il tipo di applicazione o servizio che stanno fornendo. Infatti non ne trovate uno solo, no? Yahoo forse un po' un'eccezione questo, però a seconda del servizio che forniscono, può darsi che certe cose si facciano più facilmente in certi linguaggi piuttosto che altri, o in certi ambienti piuttosto che altri. Io non vedo nella lista qui Netflix, ma siccome lo conosco, vi dico che per esempio anche Netflix usa Node, abbastanza pesantemente sul lato server, per servire ovviamente non i film, perché quello è un altro discorso, però per tutte le API che servono per navigare, andare a vedere, diciamo, farvi scegliere il film, andare a scorrere il catalogo, l'autenticazione, tutte queste cose. Allora, ci sono domande o dubbi su questa prima parte introduttiva? Non sembra. Quindi qui abbiamo terminato, e andiamo a dare un'occhiata un attimo all'HTML e poi al CSS, che è quello che ci interessa di più, come vi dicevo. Allora, HTML, prima di tutto parliamo solo di HTML, dicevamo moderno, diciamo l'HTML5. Quindi sostanzialmente parliamo di qualcosa, vabbè, non 2022, ma non è che cambi più di tanto, degli ultimi anni. Questa è la timeline. È nato nel 1991, forse voi non c'eravate ancora, io c'ero già, ma non lo usavo ancora. Ho cominciato a usarlo, diciamo, se volete, dal 96-97 in poi, quando si è cominciato ad avere a disposizione una connessione internet a casa, diciamo così. O al Politecnico c'era già, ma diciamo, vabbè, è una storia lunga, ma sono curiosità, lasciamo perdere, se no facciamo storia. Ok, quindi noi fondamentalmente abbiamo, diciamo, c'è stata un'evoluzione dal primo HTML che è nato fondamentalmente per quell'esigenza che dicevamo all'inizio. Abbiamo una serie di pagine con del contenuto e dobbiamo metterle insieme. No? Tramite dei link in maniera che io posso accedere al contenuto, diciamo, e navigare il mio contenuto per trovare l'informazione che mi serve. È nato al CERN perché avevano tanta documentazione sparsa sui server in giro per la loro rete, in giro per il mondo e così via, e c'è qualcuno ha detto: ma perché non mettiamo insieme un sistema che funzioni e che ci faccia trovare facilmente quello che ci serve? Bene, e tutto ciò è evoluto fino ad arrivare ai nostri giorni, fino ad arrivare all'HTML5. Questo è il logo, non è un punto interrogativo a dire non so cosa sia. Che è, come standard è nato nel 2014, ma ha avuto un'evoluzione fondamentalmente di 10 anni, per cui già dagli anni 2000 si cominciava a parlare di HTML5. Oggigiorno è supportato da tutti i browser, per cui ha senso, diciamo, soffermarsi oramai solamente solo più su questo aspetto. C'è un working group che lo porta avanti, che è il WHATVG, Web Hypertext Application Technology Working Group. E diciamo lo porta in avanti con l'ottica di creare, di avere uno strumento utile per creare applicazioni web, non tanto per creare pagine web come è sempre stato sin dall'inizio, ma nell'ottica delle applicazioni web. Quindi prima era una questione di presentazione e basta, adesso è una questione di creare applicazioni web e quindi di consentire una facile interazione dell'utente. Un sottoinsieme va ancora bene, diciamo, per creare solamente pagine, però l'ottica è avere tutto quello che serve per interagire come se fossimo in un'applicazione. HTML5 è una famiglia di standard, qui vedete un po' di tutto,
seconda di chi li mantiene, va bene, c'è un core del V3C, ma fondamentalmente appunto il WattVG è quello che mantiene lo standard, che non è fatto solo del codice HTML, quindi decidere che tag sono validi o che tag non ci sono in HTML, ma è fatto di tutta una serie di funzionalità, di cui vedremo ben poco, mi sa. Però che sono a disposizione all'interno del browser, accessibili di nuovo tramite la programmazione JavaScript. Qualcosa la useremo in maniera indiretta, per esempio lo storage, ma lo faremo in maniera indiretta perché ci penseranno i cookie, che di fatto usano lo storage. E poi c'è l'aspetto di presentazione, che sarà gestito dal CSS. Di cui appunto ci diciamo stamattina. Ecco, l'HTML5 è un live standard. Cosa vuol dire? Vuol dire che periodicamente viene aggiornato, ma non c'è una release fissa, per dire l'HTML5, come dire, c'è. Beh, ci sono le release, ma diciamo non sono così utili come lo sono in altri standard. E quindi diciamo, viene introdotta una nuova funzionalità, tanto poi finisce che c'è chi la supporta subito, chi ci mette un po' a supportarla e così via. Il risultato è che piano piano queste funzionalità vengono adottate, ma fondamentalmente non è garantito che tutti adottano le funzionalità allo stesso momento, non è garantito che tutti supportino tutto di HTML5 allo stesso momento. Le cose di base chiaramente sono semplici da supportare, le più utilizzate saranno supportate per prime più rapidamente, no? Però se avete qualche funzionalità un po' strana, un po' più esotica e così via, bisogna sempre andare a vedere se il vostro browser o i browser che vi interessano lo supportano oppure no. Per questo esistono un sacco di siti come questo Can I Use, che spero si apra, no? Che per certe funzionalità, che so, video, ne metto uno a caso, il video element, il tag video, è stato uno dei primi a essere supportati per la sua utilità, ma anche un po' difficile da supportare perché non era così banale mettersi d'accordo sui codec, eccetera. E diciamo, ci sono questi siti che vi dicono per tutti i browser, praticamente tutti quelli che vi potete sognare, che cose, quali le supportano e quali no, quanto lo supportano con le varie note, eccetera. E quindi anche i browser su dispositivi mobili, quelli di default e così via, Firefox, Chrome for Android, tutto quello che volete. Ok, quindi facciamo que fatta questa promessa. Il documento HTML l'avete visto su questi tutorial che abbiamo dato da leggere, composto di tag, vabbè, c'è una parte iniziale, cioè una prima linea di dichiarazione, poi c'è un elemento root HTML composto da due parti, head e body. Noi ci concentreremo ovviamente sul body, che è il contenuto. Il browser, abbiamo detto prima, crea una rappresentazione nella memoria di questo contenuto, quindi un albero, perché questi tag sono annidati l'uno dentro l'altro, quindi la rappresentazione naturale è un albero con una radice, che è il documento HTML, il tag HTML e le varie foglie che sono i tag, ma anche tutto il resto che è contenuto, quindi anche le parti testuali. Diciamo le parti con spazi a capo e così via, piuttosto che le parti contenute all'interno di un tag. Quindi questo simple per dire tra un tag aperto A e un tag chiuso barra A, diciamo è un pezzo che viene visualizzato e quindi potrà essere gestito, manipolato e quindi fa parte dell'albero che rappresenta il contenuto della mia pagina HTML. Certe parti invece, appunto, gli acappo, spazi, eccetera, diciamo, alcune sono sostanzialmente inutili dal punto di vista del contenuto visualizzazione. Servono più a noi che scriviamo il codice HTML che al browser che ne farebbe tranquillamente a meno. Ok, gli elementi sono, va bene, annidati, hanno un significato, semantico.
Nel senso che con l'HTML5 si è cercato di avere solo più tag con un certo significato semantico. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ho dei tag per fare formattazione, per fare layout e così via. Ho dei tag per dire qui c'è un titolo, qui c'è il contenuto della pagina, questo è l'header, queste sono meta informazioni nella parte head, quindi che sono l'autore del documento, parole chiave per la ricerca e così via. Quindi, nell'idea dell'HTML5 non c'è nessun pezzo di codice HTML che dovrebbe gestire le questioni di presentazione, perché interamente demandato al sistema del CSS. Ok, e allora come facciamo poi a mettere sullo schermo, nella finestra del browser, il contenuto HTML? Diciamo, ci sono delle regole di default in ogni browser che ci dicono che cosa deve comparire, e come deve comparire. Poi col CSS andremo a cambiarle per fare comparire tutto come desideriamo noi. La prima regola fondamentale che sottolineo qui, sì, sottolineiamo qui perché è assolutamente importante da distinguere, è il fatto se un elemento di quell'albero che abbiamo visto prima è di tipo blocco o di tipo inline. Perché? Perché cambierà molto il comportamento nella disposizione della pagina, no? Pensate di avere dei blocchi da sistemare in una pagina, come se steste impaginando un giornale, la pagina di un giornale, di carta. Quindi avete i vari articoli, avete i vari pezzetti, non so, volete disporlo su colonne come il giornale, piuttosto che, non so, in un'altra maniera, avete un titolo da sistemare e così via. Questi sono dei blocchi. All'interno di questi blocchi avremo degli elementi di tipo inline che sono per esempio il testo, oppure i link che ponete nel testo e così via. Questi non sono blocchi, vanno uno dietro l'altro, riga per riga, nello spazio che abbiamo destinato a questi blocchi. Quindi una prima distinzione che dobbiamo avere chiara in mente è che non tutti i blocchi, non tutti gli elementi sono dello stesso tipo. Ci sono degli elementi, di tipo blocco e degli elementi di tipo inline. Testo è inline, i link sono inline, una tabella è di tipo blocco, no? Cioè, perché diciamo per sua natura ha già quel tipo di formato, ma anche un paragrafo è di tipo blocco, che è il contenuto dove metto del testo. Ok, ci sono tutta una serie di elementi HTML, di categoria, anzi, scusate, di elementi HTML. Potremmo andarcelo a vedere sulle specifiche, ma insomma, in sostanza ci servono a definire la struttura del documento HTML. Ricordatevi, HTML stiamo solo parlando di struttura. C'è un header, ci sono delle sezioni, ci sono degli elementi in cui posso inserire del testo scritto, e così via. Quindi ci sono questo tipo di categorie di elementi. In queste categorie troviamo i vari tag definiti dalla specifica HTML. Quindi, che so, abbiamo visto prima H1, no? L'header di livello 1, livello 2, livello 3, quindi titolo, sottotitolo, sottotitolo ancora, oppure titolo principale, titolo della sottosezione, sottosottosezione e così via. Piuttosto che tag che definiscono, diciamo, le parti del documento, quindi l'articolo che sarebbe la parte principale o main, un elemento laterale come se fosse un posto dove possiamo mettere delle azioni, dei menu oppure il menu di navigazione, elementi che definiscono una nuova sezione, se ho delle sezioni all'interno del mio documento, un header, un footer, no? Che vanno molto di moda nei siti odierni dove ci trovate sempre la pubblicità o qualcosa di simile sopra o sotto, oppure sotto potete scrivere copyright tizio, piuttosto che, non so, questo sito è mantenuto da, insomma, questo genere di informazioni. Questa è la semantica del documento. Vabbè, qui trovate l'indicazione. Diciamo che non è, come dire, consigliato usare questi tag, ma non è fondamentale, nel senso che questi tag poi,
verranno interpretati dal browser con un comportamento di default che nel 99,9% dei casi, cioè praticamente sempre, andremo a cambiare noi tramite il meccanismo di layout e di presentazione. Per cui a noi interessa usare questi tag principalmente per avere un senso nel contenuto HTML quando andiamo a leggere il codice HTML, no? Se noi chiamiamo una barra di navigazione, la chiamiamo article e un titolo lo chiamiamo section, poi col CSS possiamo anche formattarli in maniera adeguata, ma poi non capiamo più niente nel documento, no? Quindi a noi interessa diciamo usarli sia perché avranno magari dei default pure ragionevoli, no? Nei vari diciamo sistemi di presentazione che andiamo a usare, andremo poi a usare una libreria, sia perché così rimane chiara la struttura del documento. Ok, quindi tipica layout tipico, giusto per farvi capire, no? Quello che vi dicevo prima, header footer, header sopra, footer sotto, nav che sono una barra di navigazione con un tot di link per spostarsi di contenuto, no? Aside, con delle azioni che hanno senso nel contesto in cui ci troviamo, e il main che non so, ci mostra il contenuto, le email piuttosto che il nostro carrello o ball, le informazioni sul prodotto che vogliamo vedere o qualsiasi altra cosa. Ok? Questo è un esempio, se voi prendete questo codice e lo mettete in una pagina HTML senza CSS, senza niente, non viene fuori in questo formato. Diciamo, questo è il layout logico che corrisponde a quei tag. Ok? E poi ci sono una serie di tag più specifici per dare diciamo delle informazioni relative al contenuto, quindi i più comuni sono quelli rossi, paragraph, voglio scrivere del testo, è nato così l'HTML, vabbè, testo, opla, scusate, ho schiacciato il mouse, è partito. Testo preformattato, per esempio che si usa molto per il codice, dove non voglio che venga applicata una formattazione particolare, delle liste, UL, OL, unordered list, senza l'ordine, con le ordine, eccetera, eccetera. Ecco, richiamo la vostra attenzione sul tag div, che non ha un significato particolare, ma ci serve a chiudere altri tag, perché in questo albero HTML avremo la necessità di identificare un insieme di elementi. E per farlo li mettiamo dentro dei tag particolari, ne avremo due che non fanno niente ma servono a racchiudere altri, uno è il div e l'altro è uno span, uno è di tipo blocco, l'altro è di tipo inline, che ci consentono poi di applicare una formattazione a tutti gli elementi insieme. Se non abbiamo niente di adeguato negli altri tag, che sono l'article, section, menu, eccetera, possiamo usare il div. Anzi, molto spesso viene usato il div, a dire la verità. Forse fin troppo, un po' per pigrizia. E poi ci sono i tag inline, il più noto è la A, anchor, che è il link, img, l'immagine, lo span, come vi dicevo, che non ha un significato particolare, ma serve a dare un certo tipo di presentazione a un pezzo di quell'albero HTML, quindi chissà, un pezzo di testo lo vogliamo cambiare, mettere in corsivo, evidenziare, cambiare lo sfondo, eccetera. Usiamo span. Ok, ecco, poi ci sono i tag per il contenuto interattivo, in particolare l'input, che ci consente di formare le caselle dove scriviamo, no? Quindi username e password piuttosto che un form in cui mettiamo nome, cognome, indirizzo, telefono, eccetera, eccetera. Più varie varianti, diciamo, per fare menu, eccetera, che vediamo poi al bisogno. Le tabelle, table con tutti i suoi tag che servono a descrivere vari pezzettini delle tabelle, non c'è niente di così particolare. Poi nell'esempio oggi proviamo proprio con una tabella, quindi inutile che stiamo lì. Ognuno di questi elementi HTML ha la possibilità di definire degli attributi. Ci sono degli attributi specifici dei tag, di alcuni tag, ci sono degli attributi comuni a tutti. In particolare questi due ci serviranno tantissimo. Il class, che è una lista di identificativi di classe, cioè di identificativi di un certo tipo di comportamento comune a uno o più tag, no?
che so, tutto il testo in rosso, tutto il testo evidenziato, tutto il testo che deve essere formattato a sinistra. Boh, adesso dico il testo, ma potrebbe essere qualsiasi altro elemento, no? Tutti gli elementi che hanno uno sfondo colorato e così via. Quindi questa è una classe, che è l'equivalente di uno stile in un word processor, quindi in un programma di elaborazione di testi. Applicate e lo applicate da quella formattazione a tutto ciò a cui lo applicate. E poi c'è l'ID, che invece è unico per un certo elemento, che ci viene molto comodo per agganciare un singolo elemento dovunque esso si trovi nell'albero HTML, e lo possiamo agganciare poi facilmente sia dal CSS sia dal JavaScript. E ovviamente perché sia utile deve essere unico, se ne abbiamo due, il sistema va in crisi, no? Perché vogliamo agganciare quell'elemento, non un insieme di elementi. Se lo volessimo fare con un insieme di elementi, allora sarebbe una classe, no? Che è una categoria e non un identificativo specifico. Esiste poi l'attributo style, che però vediamo magari col CSS, che ci serve applicare uno specifico stile, quindi con un pezzettino di CSS a un certo elemento. Di questi elementi wildcard vi ho già detto, il div e lo span, che non hanno un significato particolare ma servono a racchiuderne di altri, uno di tipo blocco, uno di tipo inline, no? Se io metto un div intorno del testo mi crea un blocco e va a capo, se io metto uno span no, quindi devo fare attenzione a questo aspetto, eh? Poi è vero che posso cambiarlo trafficando nel codice nel CSS, però ce ne esistono di due tipi, usiamo quello giusto e facciamo prima. Ecco, questa è, diciamo, lato destro è l'HTML5, no? Abbiamo introdotto questi nuovi tag HTML5 con un significato semantico. In realtà lo stesso obiettivo si potrebbe raggiungere, diciamo, col tag div e tag generici, dando un identificativo, una classe particolare a questi elementi. No? In effetti questo è quello che si faceva prima di HTML5, che introducesse questi elementi. L'importante è che noi siamo coscienti di quello che stiamo facendo. Questo è un po' a sinistra, un po' il vecchio stile, a destra il nuovo stile. L'importante è che capiamo che in HTML stiamo definendo il contenuto. Poi che lo facciamo con un sistema o con l'altro, diciamo, è accettabile in entrambe le maniere, c'è il nuovo, possiamo farlo col nuovo. Perché tanto poi tutto il resto lo faremo indipendentemente da come abbiamo definito questo markup, quindi questo modo di marcare il contenuto di tipo semantico, no? Diciamo, se abbiamo degli ID classi dovremmo scrivere la regola in una certa maniera, piuttosto che avere direttamente l'elemento con un certo nome, però fondamentalmente la logica è la stessa. Vabbè, qui vi dice così. Vabbè, se è una barra di navigazione, se è un articolo, vabbè, ci sono slide, diciamo, che vi possono aiutare così a orientarvi un pochino. Vabbè, ci sono i validatori. Non è che ci teniamo che il codice che scrivete si validi, diciamo, in qualche modo, eccetera. Diciamo, sono tutti strumenti che vi indichiamo perché potrebbero tornarvi utili nel momento in cui, non so, vi dimenticate di chiudere un tag, ma poi vedremo tanto in React, se lo fate viene fuori un errore, c'è un problema di suo. Però, non so, siete in dubbio se una cosa è ragionevole o no, beh, i validatori vi possono dare delle indicazioni in questo senso, no? Questa cosa è usata, sì, funziona, però non è proprio stile HTML5, non è HTML5 vale, eccetera, eccetera. Ok, entriamo nell'ultima parte della parte, diciamo, più teorica, e poi proviamo. Quindi dedichiamo parte della mattina sicuramente a provare. Ecco, questa è la cosa che ci interessa di più, perché fondamentalmente, se volete creare un contenuto, tutti sono capaci a scrivere HTML, chi so, table, mettere due righe e mettere il contenuto, no? Non è che ci va chissà quale scienza, pure a scrivere upper P paragrafo e mettere il vostro testo, ciao mondo. Però dare lo stile, dare l'impaginazione, eccetera, è una cosa che ci richiede un attimo di studio. Allora, il CSS è anch'esso una raccomandazione V3C, che adesso di fatto col CSS3
è diventata parte diciamo di diciamo dell'HTML5 fondamentalmente. Notate che col CSS3 si è cambiato un po' l'approccio. Prima c'erano i vari standard e anche qui adesso è diventato un approccio di tipo modulare, nel senso che ci sono un tot di funzionalità raggruppate in un insieme e di nuovo a seconda del punto in cui siete, magari ci sono dei browser che implementano una certa funzionalità e non un'altra e così via. Diciamo che però quasi tutti i browser implementano le funzioni principali, per cui diciamo potete stare abbastanza tranquilli e poi vedremo tra poco se ci avvaliamo di una libreria che fa tanto lavoro per noi, questi aspetti ci vengono direttamente nascosti e per cui possiamo anche fondamentalmente non preoccuparcene più di tanto. Però almeno le basi dobbiamo conoscerle, perché nel momento in cui avete bisogno di fare una piccola personalizzazione, modifica al layout, alla presentazione di qualcosa e non avete mai visto il CSS, siete in crisi. Perché si fa col CSS. Non è detto che nella libreria che abbiamo ci sia tutto e sempre tutto quello che ci serve, fino all'ultimo virgola, diciamo così. Per cui proviamo a scrivere due o tre regole CSS, giusto per provare. E poi però andremo ad avvalerci appunto di una libreria. Come funziona il CSS? Il CSS è un foglio di testo, cioè un documento di testo, basato su regole. L'HTML è un albero di tag aperti, chiusi, annidati, e il CSS è un insieme di regole, una lista di regole. Ok, queste rules. Ogni regola è racchiusa tra graffe e ha un selettore che dice a che cosa si applica. Il selettore più semplice è il nome del tag, no? Se applico a tutti i tag H1, questa regola che abbiamo già visto prima. I selettori possono essere anche abbastanza complicati, soprattutto nelle ultime versioni del CSS, e le regole possono anche essere più di uno, come abbiamo visto. Due punti col valore, punto e virgola, cioè niente di particolare, una sintassi abbastanza intuitiva, no? Il fatto che l'HTML sia una struttura ad albero fa sì che dobbiamo decidere che cosa succede ai nodi, ai nodi figli di un certo tag, quindi di un certo nodo, nel momento in cui applichiamo una regola a quel nodo. E ovviamente, diciamo, la cosa più semplice è che gli stili, quindi queste regole, siano ereditate lungo i rami dell'albero. Ok? Quindi se io applico una regola al body, tutto il documento seguirà quella regola. Che so, per esempio, testo verde, tutto quanto sarà verde, senza che io debba andare lì per ogni paragrafo, per ogni elemento della lista, eccetera, a dire che è verde. Ok? A meno che non ci siano altre regole in conflitto che specificano cose diverse, più specifiche però. Che so, se io appunto dico tutto il body, tutto il contenuto è verde, ma i titoli sono rossi, quando incontro il titolo prevale la regola rossa. Rosso perché nell'albero, no, il verde mi scende da sopra, dalla radice a tutti i nodi, ma a un certo punto c'è un'altra regola che cambia questo valore. Ovviamente il problema si pone solo se cambia il valore di un qualcosa che è già stato definito, no? Se sono indipendenti ovviamente non abbiamo problemi. Ok, però questo è abbastanza intuitivo, direi. Vabbè, questa è la sintassi, ma insomma. Il CSS è pieno di proprietà. Ovviamente non è che dobbiamo studiarci tutte queste proprietà. Quando avete bisogno, andate a cercare, usate un po' del vostro intuito, un po' dell'esperienza che vi farete piano piano nel corso, un po' chiedete se c'è necessità e così via. Diciamo che per tutti gli aspetti che vogliamo personalizzare, quasi sempre ci sarà una proprietà del CSS che ci viene in aiuto. Appunto, colore, fonte, eccetera, ma che so, il colore dello sfondo, piuttosto che il bordo, piuttosto che cos'altro c'è qui? La spaziatura, destra, sinistra, animazioni o cose di questo tipo,
Prima di tutto chiedetevi se esiste una regola CSS, anzi una proprietà CSS che potete usare in una regola CSS per fare quello che volete. Mettete su Google, mettete su un motore di ricerca, vi danno come dire, un punto da cui partire per andare a cercare nella documentazione, se non avete proprio la più pallida idea di come possa chiamarsi, e piano piano scoprirete se c'è una regola, una proprietà, la usate in una regola e vedete come va, come funziona e provate. Le proprietà CSS si dividono in tantissime categorie, appunto. Ci sono quelle più proprie della presentazione, che sono fondamentalmente queste che vedete qui. Quindi, come vedete, sono tante, no? A parte colore, bordo, background, animazione, va bene, padding, che è, diciamo, un altro modo di definire il bordo, print, quando le stampate, vabbè, poi per certi specifici elementi ci sono delle proprietà apposta, come per le tabelle e così via, però, diciamo, abbiamo tutta una serie di proprietà. Inutile starla a descrivere qui, quando ne avete bisogno provate a cercare, noi faremo qualche piccolo esempio, ma insomma bisogna solo diciamo, prendere un attimo confidenza col meccanismo, no? Proprietà due punti valore, bisogna sapere come esprimere i valori, quindi forse vale la pena di spendere due parole sulle unità, quindi su come esprimere i valori, possono essere di tipo assoluto relativo, no? Soprattutto quando parlo di dimensioni. Vabbè, i colori hanno il loro sistema di rappresentazione, rosso, verde e blu sono predefiniti, oppure potete esprimerli in qualche formato, red, green, blu, no, cos'è RGB, sì, red, green, blu, quindi componente rosso, verde, blu, piuttosto che un altro modo di esprimere il colore. Però per le dimensioni, che alla fine sono quelle che ci interessano di più per molte proprietà, perché sono quelle che ci consentono di definire l'aspetto grafico, no, di questi elementi, possiamo avere unità di tipo assoluto o relativo. Per esempio il pixel, piuttosto che il... sì, vabbè, il pixel, eccolo. Piuttosto che altre unità di tipo relativo che sarebbero da preferire, perché nel momento in cui abbiamo unità di tipo assoluto, quando cambia la dimensione della finestra del browser dove visualizziamo l'applicazione web, chiaramente se non mi adatto, non è detto che il layout e il modo di presentazione rimanga come lo desidero. Ok? Quindi vi invito ad usare soprattutto unità di tipo relativo, spesso si può usare il percentuale rispetto all'elemento in cui quello che ci interessa si colloca. Quindi dire che so, questo elemento è il 30% dell'elemento contenitore, piuttosto che se sono font size, per esempio, è la percentuale rispetto al font dell'elemento radice. Per cui se avete ridotto, ingrandito, no? Come faccio tutti i momenti io nel browser per farlo vedere meglio, tutto si adatta, no? Se invece avete fissato, chiaramente diventa un po' un problema, no? Perché certe cose rimangono in dimensione fissa. Magari c'è qualche raro caso in cui voglio che questo capiti, quindi è bene saperlo, però tendenzialmente, diciamo, è bene stare su unità relative perché sono più flessibili. Ok, selettori, abbiamo visto prima quello di elemento H1, ma è pieno di tipi di selettori. Ci sono i selettori di classe che iniziano col punto, i selettori di ID che iniziano con il cancelletto. Cioè, se io ho marcato uno specifico elemento con class uguale oppure ID uguale, lo aggancio facilmente al CSS con questa scrittura. Ok? E poi ci sono degli selettori un po' particolari, diciamo uno più generale che può agganciare qualsiasi tipo di attributo. Oppure i pseudo selettori utili per diciamo fare qualche diciamo personalizzazione sulla base dello stato degli elementi. Il tipico caso è quello degli anchor, i link, cliccato o non cliccato, ci passo sopra il mouse o no, no? È uno stato e quindi diciamo, si indica col due punti e ci sono un set di stati predefiniti. E solo alcuni elementi supportano questa operazione.
Io direi di fare una prova, perché se no qui diciamo ci viene lunga. Allora, apro il Visual Studio Code. Non ci concentriamo ancora sull'esercizio che lo facciamo nella seconda parte. Però creo un file. Creo un file test HTML. Ci metto dentro un documento HTML, quindi doctype, sì, ho fatto così, sì. Perché non suggerisce? Ok. Che è la maniera di iniziare un documento HTML5, molto più semplice tra l'altro rispetto ai documenti precedenti. HTML, ecco, vedete poi, chiaramente il sistema mi aiuta sempre. Mi chiude già i tag quando li apro, eccetera. Diciamo head. Ok, va bene. Head possiamo mettere title, che è quello che compare nella barra del titolo. Pagina di prova. Body. Ok, però. Cioè, stiamo facendo una cosa veramente semplice, quindi niente di particolare. Questa è una prova, non lo so quello che volete. Questa è. Allora, ho fatto un file test HTML che adesso apro se trovo. Sia in GitHub. Ok. Niente di particolare, ho scritto un po' un file di testo, l'ho chiamato .html, l'ho aperto col browser. Notate bene, non è che mi viene servito da un server web, è semplicemente un file aperto, no? Come qualsiasi programma, apro un file, anche in un browser posso aprire un file. Ovviamente devo aprire un file HTML, come in che so, Excel apro un file del suo formato, no? Non è che posso aprire un TXT. Questo è quello che contiene, no? Che è poi quello che abbiamo scritto, come vedete, vediamo nell'inspector. Ok? Proviamo ad applicarci uno stile. Ok? Quindi, come si fa ad applicare uno stile? Allora, prima di tutto creiamo un file. Lo creiamo stile CSS. Ok? Un altro normalissimo file di testo. Niente di particolare. Scriviamo una regola, body. Apriamo le graffe, ok? E ci mettiamo background color. Oh, mi suggerisce già tutto. Che colore vi piace? Brown, qualcosa che si vede. Poi ho visto nelle registrazioni usano tutti un bianco pallido, un giallino, poi non si vede niente. Ovviamente, come ho fatto a sognarmi brown? Beh, questi erano dei colori predefiniti nel CSS, no? Ci sono tanti colori predefiniti, se non mi va, boh, cioè, avendo pure il Visual Studio che mi aiuta pure, no? Posso anche cambiare direttamente senza neanche preoccuparmi più di tanto neanche della sintassi, no? Mi suggerisce talmente tanto. Comunque, ok. Va bene, questo è un file, però un file a parte. Adesso io non è che è cambiato niente, no? Qui non è cambiato niente. Devo collegarli insieme. Come faccio? Devo caricare questo CSS. Vi faccio vedere, ecco, più avanti nelle slide. Si carica in questa maniera. Nella parte di head, che è la parte che contiene informazioni che non sono subito visualizzate, ma sono informazioni di supporto alla pagina. Dicevamo delle meta informazioni, autore, titolo, keyword, eccetera. Ho anche queste informazioni relative a che foglio di stile vado a utilizzare, quindi che documento, in questo caso il .css vado a usare. Quindi fondamentalmente copio questo testo, se ci riesco. Ok, così facciamo prima. Spero. E lo incollo. Fate sempre attenzione quando fate il copio dalle slide che ogni tanto. Magari sono dei caratteri un po' strani nel PDF. Ok? Stile. Ho chiamato stile, era in inglese, devo fare un attimo attenzione. Ma. Quindi, andiamo a vedere. Ricarico.
Oh, ha funzionato. Add body. Ecco, tra l'altro, vedete, clicco su body, i tool di inspect, diciamo che mi consentono di andare a vedere cosa sta succedendo, mi consentono anche di debuggare un po', oltre dell'HTML, anche il CSS. No? Vedete che se sono da un'altra parte non succede niente, ma se sono su body c'è una regola che si applica, che è background color brown, che è quello che ho messo prima. Volendo la posso anche disabilitare, sono abbastanza potenti, diciamo, questi strumenti di debug. Che ne ho scritto la mia prima pagina che contiene una regola CSS banalissima, per fare qualche prova. Vi faccio il push, tanto siamo. Ok, quindi abbiamo staccato un attimo, se no. Dicevamo prima, abbiamo usato il selettore di elemento. Se noi volessimo cambiare il selettore potremmo, ma dobbiamo dare, diciamo, la possibilità di agganciarlo tramite l'attributo che andiamo a mettere nel codice HTML. Quindi, che ora è? 48. Ma sì, facciamo ancora una prova. Quindi, diciamo body, chiamiamolo article. Ovviamente, se le cose le ho già scritte, poi devo fare un po' di editing. Ops. X, qualcosa dovrebbe suggerire. Sì. Ok, article. Diciamo. Adesso mettiamo H1, giusto così per fare una prova. Class, e diciamo titolo, titolo dell'articolo. Ok? Andiamo a vedere come appare. Il mio collega, uno dei due colleghi sul corso in inglese fa una cosa furba, e tutti fanno cose furbe, però mette di fianco, solo che ho le slide a pieno schermo, il browser e il Visual Studio, così che vediamo immediatamente il risultato. Quindi a sinistra abbiamo il codice HTML. Quindi cosa cambia? Niente, è cambiato il contenuto, ho cambiato il contenuto, no? Però lo stile è sempre quello, no? Body va bene, però. Allora, come ho chiamato la classe? Titolo. Devo agganciarlo come classe. Punto titolo. Ok? E color green. Ok? Qui dentro. Ahia, mi è sparito. Adesso ricarico. Qui dentro nell'HTML c'è un class titolo. Io per agganciare questo titolo non scrivo titolo e basta. Titolo è il nome sarebbe il nome del tag, non esiste un tag di nome titolo, ma ho messo un class, allora lo devo scrivere così, punto titolo. E questa è la regola che si applica nel caso di titolo. Quindi, se sono nel body si applica solo questo. Se io vado su class titolo, vedete che si applica la regola titolo. Ok? E niente, quindi ho fatto una prova, un altro tipo di selettore, niente di così, diciamo, sofisticato, eh? Un altro selettore. Allora. Non ho fatto il push prima. Mi sa che non ho fatto.
Ma l'avevo aggiunto. Vabbè. Vedere così. Una Wix. Non ci sono. Sì, ci sono. Ok, bene. Allora, e quindi sulla base di questo sistema possiamo fare di tutto, no? Perché nel momento in cui possiamo agganciare qualsiasi elemento nel codice HTML nella maniera che più ci è comoda, io adesso l'ho fatto con la classe, chiaramente se avete un unico tag lascia il tempo che trova, no? Ma pensate a un documento in cui ci sono tanti titoli, cambiate la classe, avete cambiato il modo in cui appare tutti i titoli, tutti quelli a cui è applicato la classe, ok? Quindi questo è quello che abbiamo visto, potete farlo con l'ID, col cancelletto anziché il punto, potete usare tutte queste cose che onestamente le citiamo per completezza, ma io non è che diciamo, ci teniamo al fatto che le sappiate, neanche soprattutto non a memoria, cioè se, ci teniamo che l'abbiate visto una volta perché se ne avete bisogno sapete dove andarla a cercare. Ok? Quindi ecco, di pseudo class, qui vedete degli esempi, avevo fatto l'esempio a voce con link, no? Però ci sono anche, per esempio, hover, ci passo il mouse sopra e cambia qualcosa, no? Non avete da scrivere nessun codice JavaScript, niente, si fa tutto col CSS, ok? Perché? Perché sono queste pseudo classi che reagiscono all'interazione con l'utente in maniera automatica. Va bene, i selettori possono essere combinati, l'unione forse è la cosa più comoda, no? Perché ogni tanto voglio applicare la stessa regola a cose diverse, non so, all'H1 e al paragrafo, non so, magari alla righe TR e al TH che sono l'header di tabella, alle righe di tabella e l'header di tabella e così via. E il CSS è molto potente da questo punto di vista, però diciamo se stiamo qui a leggere questa documentazione non finiamo più, eh? Ecco, quello che è importante sapere è che oltre alle proprietà esclusivamente di presentazione, come ho fatto prima, no? Ho cambiato il colore, che è la classica cosa, posso andare a cambiare le proprietà che agiscono sulla disposizione degli elementi nella pagina, ed è quello che andremo a fare poi nella seconda parte della mattina. La proprietà più importante, numero uno, è il display che mi dice se è inline o block. Io ho detto prima che di default ogni elemento ha un suo valore di display, inline o block, no? Posso cambiarlo col CSS, ok? Se avessi necessità per qualche motivo, di solito non è così frequente, no? Però se avessi uno span che ho bisogno di farlo diventare un blocco perché lo voglio collocare da qualche parte, perché magari, che ne so, contiene un'icona piuttosto che del testo e voglio posizionarlo, lo faccio diventare blocco, si può fare, ok? Quindi questa è la semplicissima regola, per cambiare, questa cambia tutti gli span, perché è un selettore dell'elemento. Se invece ho una certa classe, perché magari non so, ho bisogno di un ID, una classe, devo chiedere punto il nome che ho inventato per la classe o cancelletto il nome che ho inventato per l'ID. Ok, ho la possibilità di nascondere degli elementi in maniera che siano completamente esclusi dall'algoritmo di layout piuttosto che tenerli nell'algoritmo di layout, ma semplicemente non visualizzarli. Ok? Quindi sono due meccanismi diversi, per fare non la stessa cosa, ma due cose simili. Questo è sempre il selettore, un H1, io gli ho messo un class hidden, per fare la prova, display none piuttosto che visibility hidden. Cioè, display none sparito, come se non l'avessi scritto nel codice HTML. Visibility hidden c'è, semplicemente non viene visualizzato. Ok? Però in entrambi i casi se io apro l'inspector qui sotto e il codice HTML me lo trovo, è semplicemente una questione di quello che viene messo nella finestra del browser e di come viene messo. Ok? Perché
perché ciò che c'è scritto nel codice HTML c'è nell'HTML, c'è nella memoria del calcolatore, del browser, quando ha fatto la rappresentazione ad albero, e semplicemente come viene visualizzato e come agisce sul layout. Ci sono i pseudo, vabbè, pseudo class selector, diciamo, ce ne sono tanti, come abbiamo visto. Ci sono anche after, before, per fare dei trucchetti vari, diciamo abbastanza complicati, che però appunto non andiamo a vedere perché è inutile fare tutti questi ragionamenti. E poi, come detto, andiamo a usare una libreria perché c'è gente che passa anni a studiare come funziona il CSS, però di mestiere fa il web designer, no? Crea stili, crea cose di questo tipo. Allora, certo, ho bisogno di conoscere tutte queste cose. Se c'è necessità, magari qualcuna di queste mi semplifica anche il lavoro, no? Però, diciamo, faremmo un corso di CSS, se facessimo così. Ultima cosa, poi facciamo pausa. Perché si chiamano CSS? Così vi lascio riflettere su questo aspetto, no? Perché, vabbè, style sheet è intuitivo, no? Sono dei fogli di stile, ci danno uno stile. Ma perché cascading? Cosa c'è di in cascata, no? In cascata c'è il fatto che ci sono più regole che potrebbero applicarsi allo stesso elemento. L'abbiamo già intravisto prima, no? Avevamo il body, l'H1 aveva uno stile diverso dal body sul colore, o sul background color, no? Avevo fatto background color, no? Allora bisogna che decidiamo chi applica la regola quando. Io vi ho già detto prima, no? Nell'albero, chiaramente, se abbiamo l'albero, le regole più verso le foglie sono quelle che prevalgono rispetto alle regole più verso la radice, no? Però c'è anche la questione di dove ho messo la regola, perché le regole si possono mettere in diversi posti. Possono essere regole di default del browser. Vi ricordate, ho aperto la pagina senza il CSS, qualcosa si vedeva. C'era la regola di default del browser. L'H1 ve lo faccio vedere così, il P ve lo faccio vedere così, il body ve lo faccio vedere così, con lo sfondo bianco. La regola di default era sfondo bianco. Poi c'era il foglio di stile esterno, che è quello che abbiamo usato noi, il file esterno. L'abbiamo importato, e questo è il metodo. No, scusate. Il foglio di stile esterno ancora. No, è questo qui, sì. Non mi sfugge l'inter. Ah, sì, ecco. No, il foglio di stile esterno è quello che abbiamo fatto noi, no? Il file esterno, il CSS, ok? L'abbiamo importato nella sezione header, abbiamo detto, guarda, per formattare questa pagina usa queste regole, che andranno a sovrascrivere il tuo comportamento di default del browser. Poi possiamo fare lo stile interno, che è questo, cioè nell'head, apriamo un tag style e scriviamo il codice CSS direttamente lì dentro. Meno utilizzato perché per una questione pratica, no? Cioè noi abbiamo fatto i fogli di stile perché vogliamo tenere separato lo stile dall'HTML. Se me lo metti dentro il file, stai un po' perdendo l'utilità di aver fatto questo sistema, no? Però ogni tanto può essere utile. Perché magari c'è un'unica pagina, c'è un motivo particolare per cui ho bisogno per quella pagina di cambiare un paio di regole CSS, vabbè, mettiamole pure lì. Ok? E poi ultimo stile inline dentro il tag HTML. Con questo sistema, vi dicevo prima, c'era quell'attributo style uguale che abbiamo messo lì allo stesso livello di class e id, style che è a disposizione per tutti i tag. Perché? Perché lì dentro posso scrivere delle regole CSS che cambiano l'aspetto solamente per quel tag. Ok? L'unica cosa che cambia, non ci metto le graffe, va bene, perché il selettore non c'è più, no? Sono dentro un tag e si applica quel tag, fine. Okay? Sconsigliato, come dire, ultima spiaggia, praticamente solamente se volete fare delle prove o se state generando magari lo stile col codice, per qualche motivo vi viene comodo mettere lì un attimo un attributo style che non so, cambia il colore di quella cosa lì, e vabbè, allora anziché, magari non potete andare a cambiare il file CSS per qualche motivo, non potete definire una nuova classe, e vabbè, allora potete anche arrivare a questo punto. Ok? Quindi questo è, diciamo, la
La descrizione delle priorità dei vari tipi, quindi il default del browser che viene sovrascritto, diciamo, dagli stili che mettiamo, esterni e interni, quindi il file esterno piuttosto che nell'header, piuttosto che l'inline, cioè l'attributo sul singolo tag. In realtà ci sono, diciamo, il CSS è un po' più complicato, ci sono diciamo, anche modi per cambiare un po' questa priorità, cioè io posso cambiare, diciamo, con certi modi di scrivere le regole, il punto esclamativo, eccetera, la priorità di questi stili, ma di nuovo non ce ne occupiamo. Se ne avete bisogno, l'abbiamo menzionato, andrete poi a cercarlo. Che so, state usando una libreria esterna e volete fare sovrascrivere quello che è messo dentro la libreria esterna. Diventa complicato con il vostro foglio di stile se non è messo nel punto giusto, se la libreria esterna non ve lo consentiva e così via, e quindi c'è la necessità di arrivare a dei meccanismi simili ed è il motivo per cui sono stati introdotti. Però, diciamo, è complicato come funziona il meccanismo di priorità. Noi, quando ne abbiamo bisogno, ci limiteremo a scrivere il nostro file esterno CSS, importarlo nel unico documento HTML perché avremo una single page application, quindi abbiamo un unico documento HTML e fondamentalmente abbiamo risolto il problema. Cercheremo, come diremo nella seconda parte di questa mattina, di non andare a sovrascrivere le regole della libreria, del framework CSS che andiamo a usare, perché sennò, come dire, stiamo perdendo gran parte dell'utilità di questo framework. Ok? Io mi fermerei qui a fare un po' di pausa. Se avete dei dubbi o domande, sono a disposizione. Concludiamo sostanzialmente col layout e facciamo le prove pratiche. Quindi andiamo a risolvere quell'esercizio che trovate sul Git che ci chiede di scrivere una pagina HTML, eccetera, che sarà quello che andate a fare poi in laboratorio giovedì. Va bene, pausa.